Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E buona domenica. Nei miei quasi, anzi più di 30 anni come pastore di questa e di altre e in altre chiese, uno degli aspetti che mi sono sempre trovato ad affrontare era la frustrazione. Ora, di quale frustrazione sto parlando? Non certo quella della crescita, perché la crescita in senso di numeri, perché essendo abituato a una provincia piccola, paesi piccoli, difficoltà di collegamenti e gente normalmente refrattaria alle cose nuove, l'ultima cosa che mi immaginavo è di piantare una chiesa, che il Signore avrebbe piantato una chiesa di 2000 persone a Montefiascone, per cui sapevo da sempre che la chiesa sarebbe stata qualche decina, anzi una decina di persone, più o meno come sono tutte le comunità qua attorno, si oscilla dai 10 ai 20, 30 membri, per cui non era quella la frustrazione di cui avevo in mente. Vi faccio vedere fisicamente di quale frustrazione sto parlando. Questo illustra perfettamente la frustrazione mia e di molte altre persone, di molti altri pastori. Questa è l'immagine perfetta che la rappresenta. La frustrazione era ed è vedere persone che avrebbero potuto essere assolutamente felici, contente, se solo avessero accettato di muoversi da dove erano, se avessero smesso di essere i bambini, avessero cessato la sindrome di Calimero. Ma sapete qual è? Ai tempi miei c'era un personaggio piccolino che era un pulcino che si chiamava Calimero e reclamava perché era tutto succedeva a lui perché era piccolo e nero, e la buona olandesina gli diceva: no Calimero, ma tu non sei nero, sei soltanto sporco, ava come lava, e così via. Per cui la sindrome di Calimero è che tutti ce l'hanno commesso perché sono piccolo e nero. Ma se avessero guardato in avanti, vedendo le benedizioni e non gli ostacoli, vedendo la metà piena del bicchiere piuttosto che quella vuota, se avessero accettato il cambiamento senza creare o cercare i vecchi metodi del mondo, sarebbero stati felici. Ma invece, e devo dire che questa frustrazione non è soltanto mia, è di tante altre persone. Continuo ancora, perché alla fine qualche volta anche io, se non mi sforzo, tendo a vedere le cose in questa maniera. Quello che manca, che cosa manca? Manca la mia vita, manca la mia chiesa, manca il mio lavoro. Bisognerebbe che ci fosse questo per essere felici. Meno male che leggendo la Bibbia ho trovato che questo tipo di frustrazioni non sono solo che ce le ho, ma ci sono tante, tante persone, da Mosè fino a Paolo. È proprio con Mosè che voglio cominciare, è la prima. Esodo 16, da 6 a 7, la prima parte. Mosè e Aronne dissero a tutti i figli di Israele: questa sera voi conoscerete che il Signore è colui che vi ha fatti uscire dal paese di Egitto. Domani vedrete la gloria del Signore, poiché egli ha udito i vostri mormorii contro il Signore. Con queste parole Mosè stava anticipando un miracolo, che era quello della discesa della manna, e che il Signore stava proprio per fare per le persone che erano state uscite dall'Egitto. Ora, che strano, non trovate che Mosè debba sottolineare al popolo: questa sera vedrete la gloria del Signore? Non vi pare strano? Il popolo di Israele aveva visto la gloria del Signore più e più volte. Le 10 piaghe d'Egitto erano la gloria del Signore contro Faraone. Avevano visto il mare
il Mar Rosso aprirsi e lasciarli passare e richiudersi sui loro inseguitori. Avevano visto la nuvola di il giorno e il fuoco di notte che li guidava, eppure gli serviva di vedere ancora la potenza del Signore. Ma non l'avevano già conosciuta la potenza del Signore? Mi dai la prossima? Esodo 16, da 2 a 4. Tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aronne nel deserto. I figli di Israele dissero loro: oh, fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame. Calimero, piccolo e nero. Evidentemente non era bastato tutto quello che avevano visto. Non erano bastate le piaghe d'Egitto, non era bastato il Mar Rosso che si apriva e si chiudeva. Tutto quello era dimenticato, e in quel momento gli israeliti pensavano a quello che non c'era: il bicchiere mezzo vuoto. Fermati un attimo e rifletti: quali miracoli hai visto nella tua vita? E quali miracoli ancora non hai visto nella tua vita? E a questo punto sii onesto: a quali pensi di più? A quelli che hai visto o a quelli che non hai ancora ricevuto? A ciò che hai ricevuto o a ciò che hai mancato di ricevere? Quale parte del bicchiere nella tua vita vedi? La parte sotto piena o la parte sopra vuota? Facciamo il salto di un bel po' di anni, di diverse migliaia di anni, arriviamo a Paolo. Allora, quando leggiamo la seconda lettera ai Corinzi, anche la prima lettera ai Corinzi, troviamo Paolo, che probabilmente era uno dei migliori ministri dell'Evangelo, che esprime la sua frustrazione nei confronti delle congregazioni di Corinto. Mi dai la prossima, Giovanni? Leggiamo 2 Corinzi da 13 da 1 a 10. Che dice così: questa è la terza volta che vengo da voi. Ogni parola sarà confermata dalla bocca di due o tre testimoni. Ho avvertito quando ero presente tra voi la seconda volta e avverto ora che sono assente, tanto quelli che hanno peccato precedentemente, tanto tutti gli altri, che se tornerò da voi non userò indulgenza. Paolo dice: sono stato da voi due volte, v'ho scritto due volte, e adesso quando torno, se torno, so cavoli vostri, perché non cambia niente, siete gli stessi di prima. Che ne dite? C'è un po' di frustrazione in Paolo. Sentirete che Paolo amava la chiesa di Corinto, l'aveva piantata lui. Paolo esprime la sua frustrazione perché vede i Corinzi che, nonostante tutto quello che avevano ricevuto, ma soprattutto quello che avevano ricevuto tramite Gesù, la salvezza, stavano tornando indietro e stavano vedendo il bicchiere mezzo vuoto. Quello che avevano già ottenuto, in bicchiere mezzo pieno, scusatemi tanto, la salvezza in Cristo, sembrava poca cosa. Cercavano di riempire l'altra parte del bicchiere, il mezzo vuoto, tramite le cose del mondo. Paolo esorta così i credenti a cambiare. Seconda 2 Corinzi 12 al versetto 20. Infatti temo, quando verrò, di non trovarvi quali vorrei, e io di essere lo stesso da voi trovato quale non mi vorreste. Temo che vi siano tra voi contese, gelosie, ire, rivalità, maldicenze, insinuazioni, superbie, disordini. Ora, che cosa bramavano i Corinzi? La salvezza l'avevano già ottenuta. Bramavano di avere il bicchiere tutto pieno, volevano tutto dalla vita. Ma Gesù non aveva detto, scusate, in Luca 22:26, ma per voi non deve essere così, anzi il più grande tra di voi sia il più piccolo e chi governa come colui che serve. Per avere il bicchiere tutto pieno nella vita dei Corinzi devi fare esattamente quello che facevano i Corinzi prima di conoscere Gesù, per cui contendere, far uscire dalla propria bocca l'ira,
per prevalere sugli altri e avere di più degli altri. In una parola, i Corinzi, nonostante fossero stati salvati, volevano essere come prima, per avere un bicchiere pieno. Ora, quando Paolo in questo momento sta facendo riferimento alla loro resistenza che dava problemi alla crescita della Chiesa, ma la resistenza dei Corinzi a cambiare era anche un limite che ostacolava la crescita spirituale di ciascuno di loro. Però fermiamoci un attimo: quanto sei resistente al cambiamento? Quanto stiamo cercando di conservare del vecchio io, del vecchio Marco, per avere il bicchiere tutto pieno? E quanto sei frustrato e quanto sei frustrata di vedere che ancora manca un bel po' di riempire nel bicchiere della tua vita? Allora, non è detto che tu non lo sia, perché ci sono persone che vivono effettivamente nella certezza di avere tutto, di avere già tutto. Se è così, alleluia! Tu sei beata, in qualsiasi del momento della tua vita di credente, da curioso soltanto della fede in Cristo, a neocredente, a credente maturo o a credente stravecchio, la verità che Cristo ha riempito completamente la tua vita è tua, ti appartiene, e alleluia. Se invece qualche frustrazione, piccola o grande, c'è, ascolta quello che Paolo dice ai Galati. Galati 3, da 1 a 3. Oh Galati insensati, chi vi ha ammaliati voi davanti agli occhi, ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso? Questo soltanto desidero sapere da voi: avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Paolo afferma: è da deficienti, insensati, lo dice due volte, pensare di ottenere con le cose del mondo. In questo caso Paolo stava dicendo ai Galati che le cose del mondo erano le regole che c'erano nella tradizione ebraica, per cui il sacrificare gli animali, mangiare in una certa maniera con i cibi kosher, il lavaggi e tutto il resto. Volevano aggiungere queste cose e cercavano di aggiungere la parte mondana che Cristo gli aveva detto non servono più quelle cose, per essere perfetti, perché Paolo parla di perfezione, ovvero per essere perfetti, che significava avere un bicchiere completamente pieno nella propria vita, avere tutto quello. Paolo più avanti dice così, Galati 4, da versetto 20 al 23, questa è nella versione della Bibbia, la parola è vita, che è un pochino più esplicativa. Come vorrei essere con voi adesso e non parlarvi con questo tono, perché a questa distanza, francamente, non so più che fare per voi. C'è un po' di frustrazione, un bel po' di frustrazione. Ora ditemi, voi che pensate di dover obbedire alle leggi ebraiche per essere salvati, perché non volete capire il vero significato delle leggi? Infatti le scritture ci dicono che Abramo ebbe due figli, uno dalla moglie schiava e uno da quella libera. Non ci fu niente di straordinario nella nascita del bambino della schiava, ma il bambino della moglie libera nacque soltanto in seguito alla promessa di Dio. In sostanza Paolo stava dicendo che Abramo aveva provato di riempire il bicchiere di quello che mancava. Che cosa mancava? Mancava la progenie. Lui era vecchio, sua moglie era vecchia, il Signore gli aveva detto esci, una sorella gli aveva detto esci di fuori e conta le stelle nel cielo se sei capace, ecco la tua progenie sarà numerosa di più di quello. E lui che vedeva che non succedeva niente, diceva, c'è un problema e qui bisogna che riempiamo sto bicchiere. Che cosa facciamo? Facciamo la fecondazione assistita. Alla maniera di Abramo, a dire vedeva, è la moglie che aveva appattato la situazione. E invece Dio voleva provvedere la fecondazione assistita con i metodi di Dio, con un miracolo di far partorire una moglie ultra ottantenne
e un figlio da Abramo. Allora, quale delle due cose, dice Paolo, è successo? Fu Ismaele, figlio della serva, o Isacco, l'erede, il sostegno, la prosecuzione della stirpe, l'antenato di Cristo, la risata di Dio da cui viene il nome di Isacco? Quale fu? Paolo era frustrato. I Galati avevano tutto, in una parola, erano salvi, avevano Gesù, più di quello che vuoi. Il tuo bicchiere è già pieno, c'è la salvezza in Cristo. Paolo era disposto a mettere in discussione il suo ministero e persino la sua stessa vita per far sì che i Galati raggiungessero la maturità spirituale. Ma Paolo doveva fare i conti con la natura umana dei Galati. Paolo sapeva che il cambiamento è essenziale per crescere in Cristo, ma i Galati cercavano la perfezione, il bicchiere pieno, nelle cose del mondo, in quelle del mondo, nelle tradizioni, nei gesti che tutti gli altri facevano. Ma lo fanno loro, lo faccio anch'io, perché quello in quella maniera ci santifichiamo, bla bla bla. Erano delle funi a cui si attaccavano e che non volevano mollare i Galati. A cosa ti aggrappi del tuo vecchio io, della tua vecchia natura? A quale fune sei ancora agganciato? Quale fune del mondo pensi ti darà ciò che desideri e riempirà la parte mancante del tuo bicchiere? Oppure quale fune pensi Dio dovrebbe lanciarti per avere la parte piena? Se Dio mi facesse questo, Signore Dio, io continuo a pregare, ma tu ancora non mi hai dato quel posto in particolare che tanto bravo. Quella è la mia certezza, e se non me la dai significa che, insomma, Signore, tu non ti stai curando molto di me. Se non ti aggrappi a nessuna fune, invece, se dici: Signore, quel posto mi piace, però è nelle tue volontà e io non posso farci nulla se non arriverà, ma continuerò a benedirti, allora ancora una volta alleluia. Per te valgono le parole che Paolo ha detto ai Tessalonicesi, prima Tessalonicesi 1:6-8: voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e della Caia. La fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne. Eccola la benedizione: dire: Signore, io già sono contento così come sono, ma se tu aggiungi qualcosa, io sono d'accordo. Ma io comunque ho fede in te, nonostante le mie sofferenze, nonostante il mio essere limitata. Se invece ancora aspetti una fune da Dio per raggiungere ciò che credi, per raggiungere ciò che manca nella tua vita, io vorrei con tutto me stesso dirti che prima o poi stai sicura che Dio te la lancerà, ma sarei assolutamente bugiardo. Non so se te la lancerà. Potrebbe lanciarti questa corda e riempire direttamente il bicchiere che tu della tua vita, ma anche no. Questo perché? Perché viviamo in un mondo caduto, dove non è fatta la volontà di Dio, dove la volontà di Dio non è fatta, ma è fatta quella del mondo. Vi ricordate quando Gesù ci ha insegnato a pregare il famoso Padre nostro? Come dice, parlando del Padre, al Padre: sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Quello che significa? Che in cielo è fatta la volontà del Padre, ma in terra no. È una preghiera, è un auspicio, è qualcosa che ancora deve avvenire, e si prega che cosa? Non le cose che sono già avvenute, ma per le cose che dovranno accadere. Per cui è una preghiera,
che può essere esaudita? Come no? Tu mi dirai, vabbè, che bella prospettiva, Marco, eh? Mamma mia, allora il mio bicchiere rimarrà per sempre mezzo vuoto. La risposta è no, il tuo bicchiere non rimarrà per sempre mezzo vuoto. Ma Paolo aveva detto ai Galati, Galati 3, versetto 3, siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo spirito volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Paolo dice che c'è una perfezione da raggiungere, esiste realmente, bisogna registrarla, ma non con la carne del mondo. Ma quando? Filippesi 1, 6. Sono sicuro che Dio ha cominciato in voi la sua opera, sono sicuro che Dio che ha cominciato in voi la sua opera vi aiuterà a crescere nella sua grazia fino a completare questa sua opera in voi il giorno in cui Gesù Cristo tornerà. Ci sarà un giorno in cui Cristo tornerà a riempire tutto ciò che manca adesso. E noi viviamo per quel giorno, a riempire completamente le nostre vite, a farle traboccare della sua presenza. Della prossima. Prima Corinzi 13, versetto 12. Adesso possiamo vedere e capire soltanto molto poco di Dio, come se guardassimo in uno specchio appannato. Ma un giorno lo vedremo faccia a faccia e lo conosceremo completamente. Ora tutto quello che conosciamo è confuso e annebbiato, ma allora vedremo tutto chiaramente, proprio come il Signore vede nel mio cuore in questo momento. Cosa vede in questo momento nel tuo cuore, Cristo? Vede qualcuno che accetta la misura della sua vita mezza piena, perché la reale pienitudine, la pienezza completa arriverà soltanto quando Gesù tornerà. Nei miei 30 anni di servizio sono stato spesso frustrato nel vedere credenti tiepidi, però vi devo confessare una cosa: il Signore ha più spesso riempito il mio bicchiere con la vita di credenti caldi, ferventi, che avevano capito quando il loro bicchiere sarebbe stato pieno, quando sarebbe stato riempito, e hanno vissuto la loro vita in attesa di quel giorno, del giorno in cui Cristo sarebbe tornato. Premiamoci a pregare. Grazie, Signore, della tua promessa che tornerai e riempirai le nostre vite per sempre. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore, io voglio essere soddisfatto, io voglio essere soddisfatta della vita che ho in te. Non mi manca nulla in questo momento, nonostante posso essere sotto persecuzione, nonostante posso essere sotto disagio fisico, economico, familiare, ma io so di avere te e tu già riempi tutto quanto della mia vita, e so che la parte che ancora non vedo, la perfezione che cerco, non potrà arrivare qua, ma arriverà soltanto nel momento in cui io sarò riempito dalla tua presenza, perché tu sarai tornato. È per quello che voglio essere fervente, non voglio essere tiepido, non voglio essere tiepida, ma voglio continuare ad adorarti qua per quello che già mi hai dato, per la tua salvezza, Signore Gesù. Amen.